Giacca bianca, mantello nero, coccole per l'anima. Come essere più felici e ottenere più soldi e più tempo. Capitolo 3. La scelta finale è sempre la tua. Essere e vivere felici. Oggi, guardando indietro, mi rendo conto che la mia storia è stata fatta di momenti difficili, ma anche di gioie immense e attimi strafelici. Ho imparato ad essere forte, ad affrontare le difficoltà e a non mollare mai. Fin da piccolina ho capito che l'amore e l'amicizia sono la cosa più importante nella mia vita. Vi racconterò aneddoti per me difficili da raccontare, ma spero che la mia storia possa essere di aiuto a chi sta attraversando un periodo non bello e che possa ispirarvi a non arrendervi mai, di fronte all'avversità, anche le più terribili. Siamo nati per essere felici e per manifestare il massimo di noi. Inoltre, è fondamentale sapere che il nostro stato di felicità ha bisogno di essere condiviso. Cosa sarebbe la soddisfazione di una laurea se non venisse condivisa? Così come la nascita di un figlio. Sapete dove si trova il più alto stato di felicità? Nelle relazioni. È stato fatto anche uno studio riguardo questo concetto. Ed è stato verificato che è molto più felice una persona povera ma con grandi relazioni che un ricco da solo. Questo spiega perché ci sono state persone ricchissime che si sono uccise in preda alla loro insoddisfazione e che poi si è trasformata in una disperazione lacerante. Secondo la mia esperienza, l'essere stata a tratti povera mi ha fatto comprendere ed apprezzare il senso della vita, facendomela assaporare nelle cose più semplici, come restare meravigliata di fronte a un tramonto o sentire il bene di un albero mentre lo stavo abbracciando. Quando siamo troppo indaffarati a rincorrere qualcosa che non c'è e non la troviamo, il nostro inconscio ci richiama all'ordine e se non rispondiamo finiamo per sentirci infelici e vuoti. Non siamo in equilibrio. Il potere di scegliere. La felicità è una nota molto alta. La felicità si manifesta nella natura ogni attimo, ogni momento. La felicità è dentro di noi, sempre. È come il respiro, non cessa mai di esistere, altrimenti moriamo. Nei momenti in cui non percepisci la tua felicità e senti solo la tua rabbia, colleghi tutto e tutti al tuo malessere e questo non fa altro che annientarti. Una cosa però è di fondamentale importanza. In questa dimensione, la 2D, tutto è relativo e il concetto della dualità è per forza da tenere in considerazione per capire come uscire da uno stato di sofferenza. Non esiste la notte se non c'è il giorno, non esiste il nero se non c'è il bianco, non esiste la rabbia se non c'è l'euforia. Allora potresti dirti, benissimo, non proverò rabbia e non proverò felicità, visto che l'una è intrinseca all'altra, così non rischio. Sai che ti dico? Non puoi. Questo non è possibile. Saresti latente, non esisteresti. Quindi non c'è soluzione? Certo che sì. Puoi sempre scegliere quale delle due ascoltare di più e lasciarti guidare. Quando sei in uno stato di rabbia o di depressione, non c'è nulla che ti soddisfa. Tutto sembra andare storto. In realtà va tutto perfettamente bene, perché nella vibrazione della rabbia c'è questo e questo si manifesta. Hai mai visto una persona incavolata in macchina che ti urla sorridendo? Sappi che quando sei arrabbiato con te stesso e con il mondo, stai manifestando la peggior versione di te. Quando non controlli questo stato così potente e distruttivo, corri seriamente il rischio di ammalarti. I pensieri e le parole sono un veicolo a tutto ciò. Ti è mai capitato sentire ripetutamente qualcuno che dice: mi fa mangiare il fegato, oppure lo prendo sempre di dietro? Il primo soffrirà di disturbi allo stomaco o addirittura gli si ammalerà il fegato e al secondo, come minimo, le verranno le emorroidi. Le parole vibrano e risuonano nel campo morfico e contribuiscono a far manifestare ciò che è già presente in quella vibrazione. Le parole che diciamo, così come le emozioni e i pensieri, ci indicano il punto esatto di dove siamo e dove siamo diretti. Facci caso, se una mattina ti svegli arrabbiato e non fai nulla per ribaltare questo stato d'animo, ti accorgi che durante tutto il giorno incontri persone arrabbiate, come te,
e situazioni che ti faranno incavolare ancora di più. Vista questa parte, concentriamoci sul suo opposto, perché come abbiamo detto, non esiste l'una senza l'altra. Osserviamo la felicità e la gioia. Quando ci svegliamo felici, tutto scorre leggero ed è come se vivessimo all'interno di una magia. Vi ricordate un momento in cui sentivate la contentezza dentro la pancia? Quando vi siete innamorati di qualcuno, oppure da piccoli, la mattina di Natale prima di aprire regali? La felicità si manifesta così e quando la si ascolta e la si vive, si può essere felici anche semplicemente osservando il tramonto o odorando un fiore. Per sentirci felici è necessario ascoltarci dentro. All'interno di noi c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno, ci sono le soluzioni. Lo so che detto così sembra facile, ma credetemi, lo è. Nel momento in cui ti senti felice, vedi tutto in modo chiaro. È come se i problemi non esistessero, perché in verità i problemi sono proprio da un'altra parte. Sono molto più in basso di dove ti trovi e dove sei tu. Ed è in alto, proprio quando ti percepisci felice, che hai già le soluzioni. Fai conto di essere in città, in mezzo al caos. La città rappresenta la tua parte interiore. E vedi di fronte a te un palazzo altissimo. Sei infastidito dal rumore della gente e dai clacson. Sei accecato dal fumo dello smog e intrappolato tra un semaforo e l'altro. Non sai più dove andare, praticamente ti sei perso. Il tuo sguardo si è perso nel vuoto e stufo lo svolge al cielo. Ed è proprio in quel momento che rivedi il palazzo, altissimo, e decidi di entrarci. Ci sono moltissime scale da fare, ma ne vale la pena per un po' di pace. Arrivato in cima, tutto cambia. Il silenzio fa da padrone. L'aria entra ed esce dai polmoni senza neppure chiedere il permesso. E poi ci sono gli uccelli che volano e i raggi del sole che ti accarezzano i pensieri e li ribaltano. Poi ti sporgi poco poco a curiosare cosa accade di sotto. E la città ti sembra così buffa che quasi ti viene da ridere. Tutti quegli omini che corrono frettolosamente, ma per andare dove? Ti focalizzi su uno di questi e vedi che si sbriga ad arrivare in palestra. Cioè, è partito da casa per correre in mezzo all'inquinamento del traffico per poi rinchiudersi dentro un capannone pieno di gente, a correre di nuovo su un tapis roulant, per poi ricorrere nel caos e tornare a casa. Che senso ha tutto questo? È come dire a una tartaruga o a un bradipo di partecipare a una gara di velocità. L'essere umano non è nato per questo. Nel suo cervello rettile la corsa e la fatica sono motivate solo dall'esigenza di sopravvivenza. Ma non mi sembra proprio il nostro caso, almeno che non siamo noi stessi a crearci un habitat dal quale ci dobbiamo difendere e dal quale scappare ogni giorno. Respira. La rabbia è un qualcosa che ti divora dentro e se non sai gestirla ti distrugge. Per sapere come gestirla bisogna conoscerla e sapere da dove nasce. Non ascoltarla vuol dire amplificarla perché è un'energia che chiede di essere vista, altrimenti fa danni. Il suo contrario è il controllo e l'equilibrio ed è molto difficile considerarli quando si è su tutte le furie. Un metodo efficace è fermarsi e respirare. Fare ispirazioni profonde con il naso ed espirare con la bocca per poter scaricare la tensione. Dietro la rabbia c'è sempre una forte richiesta d'amore. La rabbia, per sua natura, ha una durata brevissima. Siamo noi a alimentarla con i nostri pensieri e ad aumentarla con i nostri gesti. Se siamo capaci di allungarne la durata e aumentarne l'intensità, allora dobbiamo riconoscere che siamo capaci anche di fare il contrario. Ma qual è il modo più efficace e veloce per uscire da uno stato di rabbia e andare oltre, cioè usufruire di questa forza così potente? Quando la situazione sembra sfuggirci di mano, c'è una sola cosa da fare: respirare. Certo, adesso che ci riesco, è per me facile dirlo, ma vi assicuro che in passato questa frase mi faceva incavolare ancora di più. Nel momento in cui sei arrabbiato, sentirsi dire respira, stai tranquillo, non ti arrabbiare, non urlare, non fa altro che accrescere il nostro momento di rabbia. Durante la mia adolescenza ero spesso in questo stato e quando mi sentivo persa, quando non mi sentivo compresa, la mia rabbia si esprimeva con tutta la sua forza.
Non so quanti oggetti ho spaccato in casa dei miei, lanci di qui, pedate di là. Io stessa non accettavo quell'emozione così forte e distruttiva e mi sentivo autorizzata a marcare il territorio senza alcun rispetto per nessuno. C'è chi spacca, c'è chi ingrassa o dimagrisce a dismisura, c'è chi piange o combina guai seri. In tutti i casi la rabbia è un'energia potentissima che distrugge. Però c'è sempre un però. Non c'è rabbia se non c'è interesse verso ciò che ci fa arrabbiare. La rabbia ci conduce verso il senso di colpa e di vergogna. Io stessa, dopo aver fatto un bel casino, mi sentivo in colpa e mi vergognavo di me stessa. Ogni volta mi ripetevo non lo faccio più, ma continuavo a dare la colpa agli altri, passando così dall'essere carnefice al sentirmi vittima. Naturalmente la storia si è ripetuta fino a quando sono entrata in un vero e proprio stato di depressione. Gli sbalzi di umore si sono moltiplicati e mi sembrava che tutti ce l'avessero con me. Un giorno però l'ho combinata proprio grossa. Ero talmente arrabbiata col mio babbo che ho fatto un gesto orribile nei suoi confronti. Questo proprio non posso raccontarlo. Non vi dico quanto questa cattiveria mi sia costata e quanto io mi sia pentita. Però poi ho capito che se non mi fossi perdonata, insomma, se non mi fossi fatta questo dono di accettare l'accaduto, non sarei andata avanti e sarei rimasta bloccata nel senso di colpa e nel colpevolizzare gli altri. Ero diventata veramente ingestibile. Io stessa non sapevo più come uscirne, visto che consideravo i miei genitori come i responsabili della mia infelicità. Questo è il punto. Se dai la colpa agli altri del tuo malessere, perdi tutto il tuo potere, perché in realtà lo stai dando a loro. Con il passare degli anni, sofferenza dopo sofferenza, ho compreso molto bene questo concetto e ora me ne guardo molto bene dal dare la colpa agli altri. Il mio potere me lo tengo ben stretto e la mia parola d'ordine è responsabile, che significa essere abile nelle risposte alle domande che mi faccio. Se così non fosse, ogni volta che accade qualcosa non avrei mai la risposta dentro di me e non trovandola all'interno la cercherei all'esterno, dando la responsabilità agli altri. Se sono arrabbiata con qualcuno non dico più che è sua la colpa, piuttosto cerco di capire qual è l'azione, la scelta che mi ha condotto in quel punto così sgradevole. Alla fine capisci che non esistono colpe, ma solo reazioni a ciò che tu stesso causi, o azioni di altri che agiscono fino dove tu glielo lasci fare. La regola dei 7 giorni. Ai ragazzi di oggi, per comprendere ciò che i vostri genitori vi hanno insegnato, è necessario conoscere ciò che hanno imparato loro fin da piccoli. Noi, per esempio, nati negli anni 60-70, siamo quelli che facevamo il bagno una volta o due alla settimana e che si lavavano a pezzi gli altri giorni. Cosa che sarebbe stata risolta più velocemente con una bella doccia. E pensateci bene, come eravamo abituati ad affrontare le nostre cose a pezzi, fino al momento in cui era necessaria una bella pulizia. E questo cosa significava? Comportava restare più o meno sudiciotti per tutta la settimana, per poi arrivare al sabato o alla domenica e finalmente sentirsi a posto. Ora vi chiedo, quanti di voi non si farebbero una doccia per una settimana? Sono sicura che nessuno di voi lo farebbe e questo vale per tutto, ragazzi. Vale per la formazione, vale per la sana alimentazione, vale per l'amore, vale in tutte le relazioni e soprattutto vale per voi stessi. Non potete pensare di non studiare nulla e poi strafare 2 giorni prima di un esame. Non potete neppure pensare di mangiare cibi spazzatura ogni giorno e poi decidere di stare a dieta la domenica. Uno sportivo sa bene di cosa sto parlando. Non può allenarsi solo un giorno alla settimana e fare qualche esercizio qua e là gli altri giorni. Una persona che ama il suo sport si allena duramente per 6 giorni e il 7° giorno dà il meglio di sé. Ed è così che si sente a posto. Ma cosa significa sentirsi a posto? Significa fare ciò che si vuole, significa sentirsi in pace con se stessi, significa essere consapevoli del proprio equilibrio. Significa diventare la miglior versione di sé. In fondo, ragazzi, la vita è come una bicicletta. Non può stare in equilibrio se non si pedala. L'hai voluta la bicicletta? Ora pedala. Quante volte ho sentito questa frase? E ogni volta entravo in crisi, chiedendomi, ma perché io non pedalo? E la risposta, ragazzi, è molto semplice.
Non avevo scelto io quella bicicletta. Vivevo facendo scelte che mi suggerivano gli altri, i genitori, i professori, gli amici, senza sapere che stavo vivendo la vita di qualcun altro e non la mia. Mi sentivo libera solo quando pensavo ai miei sogni, che non erano quelli di un posto fisso o di una particolare dimora. Io avrei tanto voluto girare il mondo, magari con la mia moto, e scoprire cosa fossi venuta a fare qui. Ero curiosa, intraprendente, altruista, umile e amicona di tutti, anche se questa a volte mi ha fatto male. Andavo oltre e le relazioni erano la base della mia felicità. Questa ero io a 16 anni e sono a dirvi, adesso che ne ho 57, che la vita scorre in fretta e che il vostro compito principale è quello di essere disciplinati nel seguire i vostri obiettivi e di non smettere mai di sognare il domani. Lo dovete fare per essere felici adesso, per non avere rimpianti strada facendo e avere ricordi di bellissime esperienze. E se questo vuol dire sbatterci la testa e farsi male, non importa. L'unica cosa che conta è che ogni scelta provenga da voi, dal vostro cuore. Quindi ragazzi, vi esorto a scegliere voi la vostra bici per andare dove desiderate, perché solo così vi sentirete a posto, in equilibrio e percepirete la miglior versione di voi.